Lunedì 13 febbraio, ben ritrovati su Vercelli Web TV. È stato inaugurato ieri pomeriggio il percorso Art is Life al Pisu, nell'ex ospedale di Vercelli. Il progetto ha l'intento di promuovere negli alunni più giovani delle scuole vercellesi la consapevolezza di come l'arte, in tutte le sue espressioni, sia un potente mezzo di comunicazione, in grado di incidere sul tessuto socioambientale della realtà, avanzare proposte migliorative, stimolare riflessioni e confronti, fare trait d'union tra tutte le componenti della comunità cittadina. Capofila del progetto è l'Istituto Comprensivo Ferraris di Vercelli. Una mostra dello scultore vercellese Antonio Toma, alla presenza di moltissime associazioni vercellesi, accompagnerà i visitatori nel percorso della mostra che durerà un mese. Domani dalle 10 alle 13, nell'ambito dell'appuntamento settimanale con lo sportello di consulenza gratuita dei commercialisti che si tiene nella sala Guala del comune di Casale Monferrato, via Mameli 10, sarà a disposizione della cittadinanza il dottor commercialista Alberto Riccio. La sua consulenza sarà principalmente incentrata sull'argomento della rottamazione delle cartelle esattoriali, ma il professionista sarà comunque a disposizione per chiarimenti relativi a qualsiasi altra tematica. Non è necessario appuntamento. Comune di Vercelli e Università del Piemonte Orientale propongono un ciclo di 5 incontri mensili con scrittori e storici che comincerà domani e si protrarrà sino a martedì 6 giugno con orari mattinata e pomeriggio, avendo come sedi la cripta di Sant'Andrea il Piccolo Studio. È un'iniziativa rivolta a tutti i cittadini, ma specialmente ai giovani, alle scuole, agli studenti universitari e mira a proporre un ampio arco di riflessione. Si comincia domani alle 10 presso la cripta di Sant'Andrea con le parole della memoria che emergono da una lunga conversazione di Giovanni Tesio con Primo Levi, edita dopo 30 anni. Ed ora la pubblicità e poi ampio spazio allo sport. In un teatro civico di Vercelli gremito come non mai è ancora la Svizzera ad aggiudicarsi il trofeo Bertinetti, giunto quest'anno alla sua 50ª edizione che si è svolto ieri sera. Il traguardo è stato raggiunto grazie alle tre vittorie su Italia, Ungheria e Francia. Italia che è arrivata seconda. Prima della competizione a squadre è stato assegnato il premio Spada d'Oro Alto Venè per la competizione singola a Paolo Pizzo che ha battuto in finale Federico Wismara. La classifica finale vede l'Italia seconda dietro la Svizzera, seguita da Ungheria terza e Francia quarta. Presente la tre volte campionessa olimpica Valentina Vezzali, che è stata intervistata sul palco del Civico da Raffaella Lanza. La mia carriera è finita col mondiale equivalente delle Olimpiadi e non è stato un oro, è stato un argento, ma un argento bellissimo perché è stata una grandissima festa che ha segnato il mio avvio al mondo della scherma come atleta, ma sono ancora qui e al mio mondo. E oggi ricopro un ruolo ben differente, diverso, che è quello di consigliere federale e sono contenta perché ho l'opportunità di poter collaborare insieme alla mia federazione a far crescere questo movimento che è bellissimo, una grandissima scuola di vita e poi la scherma è la disciplina sportiva che ha regalato più medaglie allo sport italiano e noi nelle occasioni importanti non tradiamo mai. Mai. Quando è ora? Si dica. Passiamo al calcio di Serie B. Domani la Pro Vercelli è attesa ad Ascoli per il recupero della partita non giocata qualche settimana fa per i noti problemi di maltempo e terremoto. Fischio d'inizio alle 18:30. Vi ricordiamo che al termine della gara trasmetteremo in diretta Facebook Corner con i commenti a caldo di giornalisti e di opinionisti moderati da Paolo D'Abramo. È una partita difficile, è una partita che che dovremmo essere bravi a diciamo cancellare subito quello che è successo oggi, partendo solo dalle cose buone, e mantenere un entusiasmo e l'intensità che abbiamo avuto oggi, anche in questi momenti difficili, praticamente si tende a perdere entusiasmo, si tende a perdere intensità e si Però avete giocato bene. No, esatto, si tende ad avere paura. In realtà dobbiamo mantenerlo perché è fondamentale, perché tutti hanno momenti difficili in Serie B, lo sappiamo. Non dobbiamo prolungare il momento difficile, dobbiamo uscire subito. Per il campionato di eccellenza Piemonte di calcio si è giocata la 23ª giornata.
Nel girone A, battuta d'arresto per il Borgo Vercelli, che perde in casa contro il Settimo per 0-2. Pareggiano le altre vercellesi. L'Orizzonti torna ad Allegraville con 1-1-1, mentre l'Allegitrino fissa il risultato sul 3-3 in casa della Licese, partita che stiamo vedendo. La classifica è sempre dominata dalla Juve Duomo, 51 punti, con 9 lunghezze di vantaggio sulla seconda Borgo Vercelli. Mantengono la metà classifica l'Allegitrino, Licese ed Orizzonti, tutte con un occhio ai playoff. Sentiamo il mister del Trino, Giorgio Rotolo. Sì, io l'avrei firmato prima della partita il pareggio, sono contento perché comunque un punto muove la classifica, ci avviciniamo più velocemente possibile e in maniera costante a quello che è il nostro obiettivo, che non dobbiamo perdere di vista, che è quello di fare i 42 punti. Sono contento dei gol che abbiamo fatto, sono un attimino arrabbiato e dispiaciuto perché ne abbiamo presi 3, 2 dei quali probabilmente si potevano evitare. Comunque va bene così, è un punto importante su un campo difficilissimo di una squadra che, non voglio dimenticare, quando sono arrivato io a Trino aveva 10 punti più di noi e avevamo perso 2-0. Oggi siamo venuti qui, abbiamo fatto partita, abbiamo portato a casa un punto, eravamo in vantaggio fino a metà del secondo tempo. Sono molto contento. È logico, arrivi da 3 vittorie consecutive, fa parte del gioco poter concedere qualcosa a livello di attenzione. Ne prendiamo atto, cercheremo di migliorare tutti insieme, io in primis, e poi cominciamo a preparare la partita di domenica con l'Alpine. Si è concluso ieri il torneo di calcio organizzato dallo Sparta Novara per la categoria Primi Calci 2009. Si è giocato sui campi di calcetto di San Pietro Mosezzo ed ha visto la partecipazione di 8 società sportive. Ottimo secondo posto per la Virtus Vercelli, dietro i padroni di casa dello Sparta Novara e davanti ai Diavoletti. Sono contentissimo perché questo è un gruppo che sicuramente porterà tanto a questa società. Infatti è quello che continuo a chiedere alla società, di investire su questi ragazzi, un giorno porteranno buoni risultati alla Virtus. Sì, preferisco, come ho sempre detto, andare in giro oltre Vercelli, perché voglio che si accorgano di questi piccoli campioni, quindi stando in giro per Vercelli siamo chiusi, quindi già il fatto che a Novara hanno potuto osservare Williams e Franklin è stata una grande gioia per noi. Sotto la regia di Corrado Silva e Antonella Azzorra, i ragazzi del Vercelli Baseball in unione agli Angels Vercelli hanno realizzato per la terza settimana consecutiva un poker di vittorie, portandosi al primo posto della classifica della Western League. I giovani vercellesi hanno vinto la bellezza di 12 incontri su 12. Si trattava dell'11ª giornata della Western League, il campionato indoor di baseball giovanile. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, noi ci vediamo come sempre domani sera alle 19:00.